Ben ritrovati nel nostro spazio di approfondimento. Oggi il tema è culturale ed educativo al tempo stesso. Torino è la città del cinema, si dice spesso e si dice anche con delle motivazioni, ecco, non soltanto per promozione della città. E allora nella città del cinema qualcuno ha pensato di creare una scuola estiva, Cinema Summer School. Accanto a me c'è il professor Umberto Mosca dell'Università di Torino, ma che è anche direttore scientifico appunto della Cinema Summer School. Benvenuto ai nostri studi, grazie per essere qui con noi, Grazie a che voi. ci racconta un po' di questa idea organizzata dall'associazione Babelica qui a Torino. Allora, è rivolta ai ragazzi delle elementari e delle medie, insomma, la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria, per spiegare loro che cosa. Beh, intanto per dare loro un'opportunità. Per offrire loro la possibilità di trascorrere un periodo dell'estate, che in questo caso coincide ovviamente con le vacanze scolastiche, facendo qualcosa di diverso, basato sull'esperienza e basato appunto sulle opportunità creative legate al cinema. Quindi l'idea appunto di una summer school e quindi di una estate scuola, dove però ovviamente il termine scuola deve essere in qualche maniera concepito proprio dal punto di vista dell'intrattenimento, dal punto di Certo. vista diciamo così della possibilità di imparare divertendosi. Ecco, quindi questa è l'idea di fondo del nostro progetto. Partirà dal 13 giugno Sì. fino al 22 luglio e la sede sarà la scuola Boncompagni, anche se naturalmente si amplia a tutta la città. Sì, assolutamente. Allora, intanto devo dire che questo progetto nasce dalla sinergia tra proprio realtà molto diverse, nel senso che intanto c'è un'associazione, che è l'Associazione Babelica, che ha sede proprio sul territorio lì della zona di Basso San Donato e che fa un'attività che svolge insomma, nel corso dell'anno di formazione, eccetera. Babelica però ha un rapporto molto forte con le scuole del quartiere, in particolare proprio con l'Istituto Comprensivo Boncompagni Pacinotti, ed è in questo contesto di collaborazione virtuosa sul territorio che nasce l'idea, insomma io ci ho messo la parte, diciamo così, ideativa, anche un po' appunto del coordinamento scientifico, eccetera, legato a quelle che sono le tendenze più recenti a livello di quella che viene definita la cosiddetta media literacy, o meglio in questo caso la film literacy, cioè la possibilità di avvicinare i ragazzi e quindi anche più ampiamente la sensibilità delle loro famiglie a quella che da una parte è la cultura visiva legata al cinema, ma che poi ovviamente tocca anche altri linguaggi, altri formati come quello video, no? In particolare, però appunto nella prospettiva di essere non solo, diciamo così, degli spettatori consapevoli, informati, consapevoli, ma anche di essere contemporaneamente dei produttori di contenuti. Quindi l'idea è quella di partire dalla scoperta dei film, delle immagini, tra l'altro ogni settimana, poi se volete vediamo Sì, infatti, meglio, adesso entriamo. ha, diciamo così, una linea tematica e a partire da una serie di scoperte saranno però i ragazzi a elaborare, reinterpretare quella che è appunto diciamo, la loro conoscenza, ma anche proprio la loro sensibilità sulle storie, sui personaggi, sugli ambienti. Poi ovviamente trattandosi di una scuola estiva, l'idea era anche proprio quella di lavorare sull'interazione con la città stessa, no? Nel senso che questo progetto che nasce radicato su un territorio, ma in realtà è aperto a Torino, alla città metropolitana, cioè a tutti i ragazzi, alle famiglie che vogliono, che pensano che possa essere interessante, appunto, è un progetto che implica anche la scoperta, di alcuni luoghi. Alcuni sono luoghi ovviamente di assoluto prestigio perché sicuramente ci saranno delle visite al Museo del Cinema, ci saranno delle visite al Museo del Fantastico, alla Fondazione Sandretto, ad Acome Ambiente, eccetera. E quindi, come dire, proprio tematicamente ogni settimana per questi ragazzi, per i ragazzi che parteciperanno, l'occasione sarà proprio quella di, come dire, non solo scoprire il cinema, ma di capire anche come attraverso il cinema e le immagini video si può raccontare la loro esperienza di cittadini attivi, di cittadini che
vanno in giro, visitano, si guardano intorno, eccetera, ma che nello stesso tempo riprendono quello che hanno visto e che, diciamo così, sviluppano il tema di ciascuna settimana. Ecco, quindi da una parte vedono, dall'altra raccontano. Esattamente, cioè, questo è esattamente il motivo, diciamo, profondo, no? Sì. Che lega un po' tutta quanta l'esperienza. Quindi l'idea è per cui io scopro, progetto delle cose poi e sostanzialmente le rielaboro, no? Ecco, quindi queste tre fasi sono fasi intimamente legate, il tutto ovviamente in una prospettiva di, insomma, per usare un termine che magari non si usa molto proprio nell'ambito scolastico specifico, ma l'idea è un po' quella dell'edutainment, cioè di una educazione che sia però votata all'entertainment, quindi al divertimento, sì, al coinvolgimento, certo, eccetera. Ecco, ecco, e abbiamo visto appunto che sono ragazzi e sono bambini anche, insomma, stiamo parlando anche delle scuole elementari. Secondo lei come si può inserire il grande tema del cinema, appunto, della comunicazione tramite audiovisivo per bambini, insomma, che sono sostanzialmente sono ancora piccoli? Beh, allora, intanto, insomma, dobbiamo dire che saranno, insomma, adesso, appunto, i ragazzi o i bambini che parteciperanno sono, come sappiamo, in gran parte dei nativi digitali, certo, che quindi hanno sicuramente una consuetudine a quello che è lo strumento, al dispositivo, l'accesso, la portabilità di questi strumenti, come sappiamo, è appunto, come dire, una delle condizioni, no, essenziali proprio della loro esperienza anche di crescita. Allora, l'idea di questa Summer School va proprio nella direzione di un'integrazione, no, a queste competenze, nel senso che loro hanno già di per sé, al di là di una curiosità spiccata, innata nei confronti di tutto ciò che è legato alla rappresentazione, al racconto, eccetera, hanno anche, diciamo così, una spiccata naturalezza, in questo caso generazionale, culturale, sì, no, nell'utilizzo dei dispositivi. Allora, da questo punto di vista, l'idea è quella di dare degli strumenti nuovi, degli strumenti in più, di dare anche, diciamo così, qualche suggestione, qualche suggerimento rispetto, non so, per esempio all'idea di conoscere alcuni film tematici, di aver visto alcune scene magari di grandi film che sono più specificamente orientati su quei temi, e provando a cogliere ovviamente in quelle scoperte, in quelle visioni, uno stimolo, no, per poi rielaborare dal loro punto di vista, dalla loro prospettiva, insomma, poi, certo, una rappresentazione. Ecco, quindi un po' l'idea di costruire un immaginario, no, che vada a integrare, quindi non a sostituire, perché loro già hanno visto tantissime cose, poi si può anche discutere sulle differenze ovviamente tra anche estetiche, tra un film, un prodotto video più, diciamo così, magari, come dire, ordinario, eccetera. Ecco, però la cosa interessante è proprio quella di cercare di capire qual è il punto di intersezione tra quello che già loro sanno e quello che noi possiamo offrirgli, sì, in maniera integrativa, insomma, per integrare le loro conoscenze e per nutrire ulteriormente, sviluppare ulteriormente il loro immaginario, cioè la collezione di immagini che loro hanno visto e che quindi si portano dietro, certo, eccetera, e che può essere uno stimolo molto anche decisivo, insomma, per le loro nuove creazioni. Certo, insomma, ecco, ci sono una serie di moduli divisi per settimana, adesso non so se è giusto chiamarli moduli, ma insomma l'idea è questa, e con diversi temi, ogni volta è prevista una o due o tre visite, no, addirittura all'interno della stessa settimana, e poi per il resto sono attività interna? Allora, gli spazi sono appunto questi della, diciamo, gli spazi base sono quelli, la location è quella della scuola Boncompagni, che è situata proprio nel cuore di San Donato. Sono spazi molto ampi, è una scuola d'epoca, insomma, con grandi spazi, c'è spazio sia per le proiezioni, per i laboratori e quant'altro. Però quello è anche il punto di partenza, ma anche di snodo, nel senso che da lì poi si partirà per fare alcune uscite didattiche e si partirà anche per fare le uscite però, come dire, orientate alla produzione dei contenuti, quindi per le uscite che sono volte poi a fare le riprese, a mettere in scena quello che loro
in questo lavoro di laboratorio, quindi in maniera molto immersiva, però anche in maniera, diciamo così, molto agile e molto varia, soprattutto certo. perché siamo in estate, certo. loro hanno appena finito la scuola, quindi tanto per dare un esempio, insomma, saranno moduli molto agili di un'ora, cioè un'ora si guarda, si vedono delle cose, si scoprono, un'altra si scrive, in un'altra si esce, ecco, quindi sì. in maniera, come dire, molto agile, come dicevo prima, però insomma la possibilità di fare un percorso strutturato e spostandosi anche, no? poi sul territorio. L'obiettivo poi finale di ogni settimana sarà poi quella proprio di mettere a punto e quindi completare, quindi anche prevedendo poi il momento finale di visione, certo. di presentazione, insomma quelle che sono diciamo così, i contenuti, no? realizzati dai ragazzi. E quindi andrete a visitare il Museo del Cinema, il Museo del Fantastico della Fantascienza, la Fondazione San Ettore Baudengo, il Museo A come Ambiente, il Museo dello Sport, il Museo d'Arte Orientale, insomma anche per, proprio come si diceva prima, per avere un rapporto stretto e diretto col territorio, no? anche luoghi che magari sembrano un po' troppo più per i grandi, no? Sì, ma sì, questo noi lo riteniamo, cioè come dire, non è semplicemente un elemento che ci consente di completare sì. l'offerta formativa, no, della settimana. Cioè, dal nostro punto di vista, quel tipo di esperienza è assolutamente strategico proprio dal punto di vista, diciamo, dell'offerta integrata, no, sì. che proponiamo. Perché comunque pensiamo che, lo pensiamo noi, ma ovviamente questo viene pensato a livello scientifico da molti anni oramai, nell'ambito appunto dei media, soprattutto dei media realizzati dal basso, pensiamo che visto diciamo così le possibilità, gli strumenti che abbiamo a disposizione, sia assolutamente decisivo il fatto che i cittadini diventino tale e crescano anche come cittadini, proprio perché raccontano in prima persona la loro città, secondo però una sensibilità e anche una cultura, insomma. Che... Dobbiamo chiudere, allora, quindi ricordiamo appunto ancora, per le settimane estive Cinema Summer School con l'associazione Babelica, abbiamo visto anche il sito internet www.babelica.it e ovviamente ci sono delle iscrizioni sulla base diciamo se si segue a settimana o c'è anche un'iscrizione generale e complessiva che vale per tutte le 6 settimane, no? Comunque per informazioni vi invitiamo naturalmente i nostri telespettatori a rivolgersi a babelica.it. Per ora grazie ancora al professore Umberto Mosca, che era il direttore scientifico appunto di questa Cinema Summer School, e grazie a voi per averci seguito.